si reincarna il ladrone buono o va direttamente nella luce? No, ma si reincarna, io l'ho conosciuto. Sì? Sì, sì. Vabbè, se lo rivedi salutalo, fagli, sì. fagli i miei complimenti. Allora, tutto questo straordinario, terrificante e divino scenario, ci sono altri personaggi importanti che io, che sono la Santa Madre e Maria Maddalena, che seguono ognuna con il suo, con il, con le sue reazioni, diciamo, questa tragedia di un essere che loro amavano oltre ogni cosa. Come percepiva la Madonna la sofferenza di suo figlio? Lei era cosciente che questo sacrificio era ovviamente per salvare... Sì, totalmente. La Santa Madre aveva la guida dello Spirito Santo, quindi aveva potere assoluto, persino sopra Dio stesso, di intervenire qualora l'avesse ritenuto opportuno, anche di salvarlo. Che lei era cosciente in quel momento? No, però no è una parola sbagliata, non lo so, ma non importa. Se tu sei toccato dallo Spirito Santo, certo, hai potere assoluto su tutto e su tutti, pure sul Padre Eterno. Quindi se lo Spirito Santo tramite la Santa Madre avesse deciso di salvare Gesù, nessuno obiettava niente, manco il Padre. Però la stessa Santa Madre, lo stesso Spirito Santo, in sintonia col Padre, avevano prescritto quel disegno e quel disegno si è attuato. Lei comunque ha consolato il figlio con l'energia, con l'amore, fino a sotto la croce. Gesù a sua madre le deve tutto, soprattutto quando cade nella seconda tentazione, che è quella quando ha detto: Padre, perché mi hai abbandonato? Ma il Padre stava sotto. E quando gli tocca i piedi, Cristo capisce che non l'ha abbandonato affatto. La Madonna comunque sapeva che suo figlio sarebbe risorto, perché Gesù stesso gliel'aveva predetto. Certo che lo sapeva. La Madonna è quella che lo sapeva più di tutti. Tutti gli altri deficienti apostoli non lo sapevano, perché non lo capivano. Era inconcepibile per loro, anche per un profeta, per un figlio di Dio, che uno risorgesse dai morti. Quindi non ci credevano, di fatto, dobbiamo sì. essere onesti. Più Gesù glielo diceva, più dicevano: ma chi stai scemonito, ma che vuole dire, ma come risuscita? Forse è metaforico. Beh, anche oggi io non sono Gesù, che ogni tanto io dico qualcosa e i miei fratelli della mia famiglia dice: ma forse lo dice metaforicamente. Invece io sto dicendo quello che accadrà e che magari tu non vuoi che accada. Però, e quindi non mi credi. Però avevano visto che Gesù resuscitava i morti, quindi perché non poteva resuscitare se stesso? No, prima, quando Gesù glielo diceva, non ci credevano quando era in vita. Quando l'hanno visto resuscitato, ci hanno credito. No, però dico, tutti avevano visto Gesù resuscitare i morti, quindi perché non credevano poteva resuscitare anche se stesso, penso io. Perché erano deficienti. Beh, la risposta è scientifica, quindi... Scusami, questo aveva moltiplicato i pani, i pesci, aveva risorto Lazzaro, l'acqua in vino, eccetera, aveva guarito tutti di fronte a loro, ma non tutti per senso metaforico, tutti. C'è un temporale, la barca fa mezza così, muriamo tutti. E bastano quasi Gesù che dormiva. Lo svegliano piangendo, stiamo morendo, non fai niente. Ma cosa deve pensare? Ma questi sono deficienti. E infatti glielo dice: mi avete visto moltiplicare i pani, ho risorto i morti e avete paura perché c'è una tempesta? Uomini di poca fede, perché Gesù è buono, io gli avrei detto: pezzi di cretini, deficienti e scemuniti, io gli avrei detto così. Ma Gesù, essendo buono, gli ha detto: uomini di poca fede.
Invece Maria Maddalena come vive quei tragici momenti? Comunque anche lei sapeva che Gesù sarebbe risorto. Maria Maddalena sapeva che Gesù sarebbe risorto, ma Maria Maddalena, essendo moglie, sposa, vera, sposa vera, moglie vera, fedele al suo maestro e al suo compagno, sposo di vita, aveva paura che Gesù, risorgendo, lo perdesse. Perdesse suo marito. Cosa che una moglie normale... No, ma non una moglie umana. Cioè, l'adorazione di tua moglie, no? Certo. Quindi lei è preoccupata, soffre, che non è che non crede, anzi ci crede più di tutti. Dice, poi però Cristo risorge, io non ho più mio marito, che è il mio maestro prima di ogni cosa, però anche mio marito. Perché risorgendo, Maria Maddalena, essendo un'iniziata, sa benissimo che Cristo è astrale più che fisico, no? Più che uomo. Solo questo. Il resto, Maria Maddalena è l'apostolo migliore, la più preparata dopo Giovanni e dopo Giuda. Maria Maddalena era un'iniziata, era colta, era una donna bellissima, non era affatto una prostituta. Era una donna che offriva l'amore in quel modo lì. Ogni volta che si innamorava di una persona, faceva l'amore con lui per amore, non perché aveva bisogno di soldi, ce li aveva, era ricca. Era ricca, certo. Era straricca, quindi che andavano lì i mercanti. Nel film Gesù di Nazareth stavo rompendo lo schermo. Mi presentano a Maria Maddalena con quel porco maiale di ebreo che ci va a pagarla. Ma a Maria Maddalena si inginocchiavano leccandogli i piedi per cercare di farli innamorare di loro, perché era bellissima, era una donna che dava amore, che ti innamoravi solo appena vedevi, altro che sesso. Certo che poi volevano fare anche sesso con lei. Quindi lei si innamorava di alcuni uomini, ha avuto diversi compagni, era molto libera. Oggi sto con uno, domani con un altro, dopodomani con un altro, ma perché dava quell'uomo. Quando incontra Cristo si sconvolge, perché Cristo gli spiega: io ti amo per te stessa, non ti amo perché ti devo possedere. E lì capisce la chiave, che quello era la sua anima gemella, e quindi si converte, tra virgolette, e si affida solo a Cristo, e non andrà più mai più con nessun uomo tranne che Cristo. Quindi Cristo offre amore nello spirito e Maria Maddalena offre amore nella materia, il complemento perfetto dell'incarnazione divina, che uno doveva dare amore nella materia e l'altro nello spirito.